Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, sono Jopa17 e oggi siamo tornati finalmente e a grande richiesta su ARMS per un nuovissimo episodio. Perfetto ragazzi, come promesso oggi è martedì 6 febbraio, sono le ore 20:30 e sono online, pronto a giocare con voi. Guardate un attimo lì in basso a sinistra, da venerdì 9 febbraio a lunedì 12 febbraio si svolgerà un party crash. Allora vediamo un attimo chi si affronterà. Springtron contro Kid Cobra, gioventù irrequieta. Non è detto ragazzi che non sarò online anche durante il weekend su questo titolo. Facciamo una bella cosa: se sarò online su ARMS durante il weekend, vi scriverò un messaggio nella sezione community del mio canale YouTube, su Facebook e sul mio canale Telegram. Quindi mi raccomando, tenete sott'occhio questi tre social. Ragazzi, vado a prepararmi e ci vediamo nel primo incontro di oggi. Ok ragazzi, eccoci qua, primo incontro di oggi. Devo un attimo riscaldarmi, ho preso Kid Cobra. Usiamo due Mamba. E si parte. Devo un attimo riscaldarmi perché è da un po' che non gioco ad ARMS. Ok, preso. Aia. C'è il cane robot che mi dà abbastanza fastidio. Ok, lo butto fuori. No, anche lui mi ha fatto una presa. Aia, altra presa. Aia. Ah, continua a farmi le prese e vanno tutte a segno. Oh, ti ho preso anch'io. Dai, 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 facciamogli male, facciamogli male. No, 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 no. E vabbè, no, però, dai. Nah, vince lui. Ho perso così. È riuscito a mettere a segno quelle quattro prese e mi ha sconfitto così. Vabbè, partiamo con una sconfitta. Ci può stare, devo un attimo riscaldarmi. Va bene ragazzi, secondo match di oggi, gioco insieme a Nico. Allora, prendiamo due tribomba. Una bella partita a pallavolo. Attenzione. Dai che va giù, primo punto per noi. Vai Nico. Oh, secondo punto, gran bella schiacciata. Ah no, stavolta ce l'han fatta. È perché è un Nico che va troppo sotto rete. Guarda lì, ha subito pareggiato. No, sta qua no. Ma no, ma siamo uno davanti all'altro e quindi ci colpiamo a vicenda. Vai, 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 vai. Dai. Non ci credo. Non ci credo. No. Vai che va di là. Vai, rompiti. Non ci credo. Buttala di là. Sì. Sì. Pareggio in extremis. Mamma mia, abbiamo pareggiato in extremis. Fantastico. Bel match. Ok ragazzi, nuovo incontro. Mi sa che siamo tutti contro tutti. Eh sì, direi tutti contro tutti. Usiamo due Mamba, va. Ok, vorrei rimanere un attimo in disparte. Sì, ma cos'è questa alleanza però? Tutti contro di me? C'è un Misango e tre Ninjara. Fantastico. Sta fermo Ninjara. Ok. Mamma mia. Se non mi prendevano. Ok, l'ho preso. Ho un conto in sospeso con Iker.
Sì, se magari evitiamo che mi elimini. Vorrei eliminarlo, se possibile. Ah, mi hanno fatto fuori. Ragazzi, ci sarebbe... bravi che ve ne siete accorti. Perché in realtà non è forte. Diciamo che se non intervenivo forse lo facevano fuori. È solo bravo a schivare. Eh no, non può vincere, non può vincere, ragazzi, non può vincere. Meno male. Non aveva più vita, insomma. Ok, ragazzi, affronto Fabi06. E qui mi sarà che... sarà dura. Ok, Fabi so che normalmente gioca parecchio ad Arms. Come vi dicevo, l'ultima volta che ho giocato a questo titolo sarà tipo 2 settimane fa, qualcosa del genere. Quindi devo un attimo riprendere la mano. Aia, continua a colpirmi. Continua a colpirmi in questo modo qua. Guarda come scappa. Non riesco a prenderlo. Sto facendo una fatica incredibile. Più che altro perché si riesce a teletrasportarsi con sto caspita di ninjara. Ma che roba, non riesco a pigliarlo mai. Ma che roba! È impressionante! Oh, l'ho colpito, incredibile. Beh, qualche danno gliel'ho fatto. No, anche lui adesso mi restituisce il favore. Nah, vince lui, non ho più vita praticamente. Infatti, bastava un semplice colpo per mandarmi KO. È riuscito a evitare tutti i miei attacchi. Dovevo stare un po' più vicino magari. Ok, ragazzi, siamo 2 contro Headlock. Aia, qui si fa dura. La battaglia è tosta, è un Headlock di livello 5. È tosto. Già è difficile abbatterlo in... Già è difficile abbatterlo quando siamo in 3. Aia. Più che altro perché ha un sacco di pugni. Quindi in un modo o nell'altro, aia, in un modo o nell'altro ti prende sempre. Dovremmo sfruttare un po' di più le prese, come sto facendo io. Aveva 2 braccia fuori uso. Che poi alla fine, secondo me, non riusciamo a batterlo semplicemente perché scadrà il tempo. Sì, vabbè, io saluto già la partita, naturalmente. Ecco, infatti, bye bye. Ah, voglio vedere. Voglio vedere come fa Miku adesso a batterlo. Ce la farà mai. Troppo difficile. Ma anche dovesse riuscire a sopravvivere. Infatti è stata appena abbattuta. Comunque non sarebbero bastati secondi per batterlo. Aveva ancora troppa vita questo Headlock. Ok, ragazzi, nuovo match. Sfida Headlock. E qui sarà dura. Usiamo 2 vipere. Vince chi praticamente utilizza Headlock. Ok, Iker. Ti picchio fin da subito. Eccolo lì. Ok. Oh, Mattia che mi sta puntando. Iker dall'altra parte che utilizza Headlock. Ok, bravi, picchiatevi tra di voi. Io intanto mi nascondo qua dietro.
Mattia, però, se picchi me, poi ti troverai l'altro avversario che utilizza Headlock. Mi piace perché c'è una specie di alleanza tra loro due. E c'ho Iker che non mi molla un secondo. No, mi spiace. Dai, abbattiamolo. No, dai, Mattia, però. Facciamo fuori lui? Anzi, quasi quasi. Lascio che se le suonino a vicenda. Ok, Iker ci saluta. No, dai, neanche il tempo di prendere questo caspita di casco. Dai, dai, dai. No, non ci credo. Però vince lui lo stesso, sia perché mi manda KO, sia perché comunque aveva più vita. Vabbè, ti ho fatto sudare comunque, Mattia. Ti ho fatto sudare. Io arrivo secondo, va benissimo. Ok ragazzi, nuovo match contro Springtron, gestito da Dani. Usiamo due vipere. Sì, beh, oh, meno male che l'ho preso, perché l'ha attraversato praticamente. Quel colpo l'aveva quasi attraversato. Devo stare attento perché utilizza, vuole utilizzare anzi tanto le prese. Riusciamo a pigliarlo. Oh, finalmente. Sì, io lo piglio una volta, lui mi fa una presa e risolviamo subito il problema. Oh, però almeno il mio attacco è andato a buon fine. No. Per fortuna. Lì, ragazzi, mi sa che ho messo una gran pezza. Adesso vediamo se riesco a mantenere il vantaggio. Oh, bella partita, Dani. Sai cosa? Ho vinto grazie alla mossa speciale che è andata a segno. Va bene, ragazzi, stavolta affrontiamo un Headlock di livello 4 e siamo in 3. No, prima affrontare l'Headlock di livello 5 in 2 era una cosa infattibile. Ok, allora distribuiamoci bene sulla mappa. Perché se riusciamo a distribuirci bene, senza darci fastidio, magari lo portiamo anche a casa il match. Aia. Ok, bravi. Io sto cercando anch'io di fare la mia parte. Dai che stiamo andando benissimo. Beh che l'headlock di livello 4 comunque si può abbattere abbastanza facilmente. Grazie. Stavo meglio prima. Ok, l'abbiamo attaccato in due. Dovremmo farcela, in teoria. Voglio prenderlo. Ok, ce l'abbiamo fatta. Volevo pigliarlo, per quello che stavo utilizzando tutte queste prese. Bella lì, ce l'abbiamo fatta. Ok, ragazzi, affronto Fabi nella modalità pallacanestro. E qui è dura, eh. Qui è dura. Perché lui è molto veloce. Lui è molto veloce. Ah, subito tre punti così.
Ma da quel che vedo, però, secondo me sta utilizzando i Joy-Con separatamente. Non sta utilizzando il telecomando, perché si muove troppo. Ok, due punti anche per me. Si muove veramente tanto. Infatti, vedete. Sì, non ha molto senso. Ok, bravo. Ok, preso. Aia. Dai, dai, dai. No, 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 no. Ah, è riuscito a pareggiare allo scadere. Ha usato la mossa speciale per impedirmi. Dai, ma non ci credo. Ma va, dai, non è possibile. Non è possibile. Va bene, ragazzi, nuovo match, tutti contro tutti. Usiamo il tribomba. Guarda Fabi, cerca di nascondersi. Mattia, però, ci sarebbe anche un altro avversario, eh. Magari. Sì, beh. Dai, l'ho trapassato. Ma lo sto trapassando. Mattia che le sta prendendo da Fabi e non si è ancora accorto che magari gli conviene attaccare Fabi e non me. Ah, dai. Ok, Mattia ci saluta. Io però è due ore che comunque sto combattendo contro un fantasma, perché non c'è un colpo che vada a segno. Oh, alleluia. Ok, l'ho chiuso in un angolo. Si sposta tantissimo, si sposta. Si sposta veramente tanto. Ok, ma anche lui non riesce a colpire me, eh. Secondo me c'è qualche piccolo problema di connessione. Piccolissimo, ma c'è. Aia, continuo a prenderle. No, 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 no. No, niente, vince così. Ha vinto così. Lui gioca tanto sulla distanza, quindi se ne sta distante e poi si avvicina di colpo. Ok ragazzi, ultimo match di oggi, perché non mi va di concludere con una sconfitta. Vediamo se riesco a portarla a casa. Usiamo due castigatori. Matti ci prova. Ah, mi ha preso. Continua a rimbalzare sulle sponde. Ok. Ah, ho capito. Adesso aspetta che lo attacco, allungo i pugni e poi lui... vabbè, così diventa facile. Ho le braccia KO. Che bello scontro! No. Ok. Ah, no, non mi fa avvicinare. Vabbè. Finirà così. Non mi fa avvicinare. Se non riesco a avvicinarmi non posso colpirlo. Si vede che non ho giocato più tanto ad Arms comunque, eh. Si vede benissimo. Va bene ragazzi, altro match. No, perché ve l'ho detto, non mi va di concludere questo video con una sconfitta. Non è giusto, perché comunque ho perso dei match per un non nulla a tempo scaduto. Attenzione che ho già Miku che mi attacca. Aia. Che bella questa presa. Ci sono pochi problemi di connessione, vedo, eh. Ci sono veramente pochi problemi di connessione. Attenzione. Sono un po' ovunque. Non si capisce più niente, ragazzi. Non si capisce più niente.
Comunque sì, ci sono dei problemi di connessione. Anche prima. Anche prima con... Anche prima, durante lo scontro con Fabi, c'erano dei piccoli problemi di connessione. Mi sa che Mattia questo scontro lo perderà, perché, anche perché siamo due contro uno. Ah, vuole mandarmi KO. Vabbè, io ci provo lo stesso. Ok. Ci ha provato a mandarmi KO, però con un filo di vita gli ho dato il colpo di grazia. E il match finisce così. Non avevo mai visto Lollapop nera. Va bene ragazzi, eccoci tornati nel menu principale di ARMS. Gran belle partite, si vede comunque che ero un attimo fuori allenamento, perché purtroppo non ho portato a casa tante vittorie. Alcune mi sono state anche rubate proprio allo scadere, però vabbè, oh, ci sta, fa parte del gioco. Come sempre ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un bel mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale e ci vediamo in un prossimo episodio sempre qui su ARMS. Alla prossima ragazzi.